Nello scorso episodio abbiamo assistito allo scontro diretto tra l'MSP e il Castelnuovo, che con il risultato finale di 1-1 è terminato in pareggio. Direi un peccato, un risultato amaro date le chiare opportunità non realizzate da parte di Samuel e compagni. I ragazzi ritroveranno un'importante vittoria. Stiamo a vedere. Io vi avevo chiesto una cosa qui dentro, l'approccio alla partita. L'approccio deve essere perfetto. Quindi uscite incazzati, determinati e dal primo minuto si parte forte. Invece siamo partiti dal quinto minuto, dove potevamo essere già 2-0. E se sei 2-0 al quinto minuto, sai quando la riprendi? Per me molto difficile. Dopo invece ci siamo svegliati, perché abbiamo preso la pacca in faccia, ci siamo svegliati e abbiamo cominciato a giocare aggressivi, messi bene, e abbiamo creato più di una palla gol, perché ne abbiamo creata quella del gol, quella di Lucarini che l'hai sbagliata in maniera scandalosa, il gol annullato valido, quell'altra palla che abbiamo rubato sul loro disimpegno fatto male, e lì personalmente io prendo controllo e calcio. Quindi secondo me, oltre al gol fatto, altre tre occasioni abbiamo creato. Oltre al fatto che forse il rigore te lo può dare, non dare, quello lì, vabbè, te lo può dare, non dare, lì c'è un arbitro. Ragazzi, oggi è domenica. Ragazzi, oggi finalmente è domenica, è il giorno tanto atteso della partita. Stiamo andando a Camposanto, provincia di Modena, partita molto molto importante, perché come avete potuto vedere nella scorsa partita si è mancato qualcosina in fase d'attacco e non siamo riusciti a portarci a casa i tre punti che volevamo conquistare. Oggi non ci sono né se né ma, bisogna tornare a casa con questi tre punti, signori. Quindi sarà importante giocare di squadra, giocare bene e stare concentrati fino all'ultimo, perché come abbiamo potuto ben capire in promozione tutte le squadre possono essere pericolose e tutte le squadre possono dare filo da torcere. Quindi adesso stiamo per arrivare a destinazione e vediamo come andrà questa domenica. Oggi gran bella giornata di sole, sono anche in compagnia dei miei fratelli qui dietro. Sono venuti a supporto dell'MSP e quindi ragazzi speriamo bene, ci vediamo direttamente in campo. Allora, come avete visto, il campo è molto grande, molto grande. Bisogna far girare la palla oggi. Nel contempo dobbiamo essere molto bravi a non prendere delle infilate, quindi essere messi bene in campo, organizzati, garantendo sempre un buon schermo davanti alla difesa. Dobbiamo essere bravi a ruotare velocemente sul lato in cui la palla transita, ok?
ok? Con i tre difensori dietro e con i quarti esterni di centrocampo. Dobbiamo essere bravi a fare quarti di difesa quando la palla è dalla parte opposta. Quindi bisogna essere attenti dal primo secondo per 95 minuti, perché se fate la partita concentrati, portate a casa il risultato che vi meritate. Sono convinto di quello che vi dico. Però l'importante è che partite concentrati e giocate la palla, perché il campo permette di giocarla, cambiando fronte il più possibile. Poi il secondo tempo vediamo. Nel secondo tempo ci saranno delle sorprese, secondo me. Bene ragazzi. Benvenuti a tutti a questa ottava giornata di campionato di promozione. Quest'oggi si affronteranno il Virtus Camposanto, che gioca in casa contro l'MSP Calcio. Ecco le squadre disposte in campo, pronte per iniziare questa fantastica partita. E come al solito sempre lui, Licciardo, il battitore professionista di calci d'inizio. E allora si può cominciare con subito l'MSP che sbaglia un passaggio. Va Mazzetti dalla rimessa laterale, il colpo di tacco, mamma mia, di Licciardo che la passa per De Martino in mezzo, traina subito vicino al gol MSP, si fa pericoloso. La palla rimane lì, colpo di testa, Samuel la prende, la allarga benissimo per traina, corre traina sulla fascia destra ancora. Traina prova a ingannare l'avversario, riesce andando avanti, poi la tiene, sicuramente un calcio d'angolo che batterà Samuel. Palla ancora in mezzo, non la spizza nessuno, Cerota troppo debole. Ancora Mazzetti, bellissimo stop. Mazzetti prova il lancio in avanti per De Martino, da solo di testa, non riesce a centrare la porta De Martino. Samuel alza le mani al cielo per dare l'energia a Goku, ne ha bisogno, deve fare l'onda sferica, speriamo l'aiuti. E poi batte il calcio d'angolo in mezzo, palla respinta. Però attenzione, il Virtus Camposanto può andare in contropiede, scattante, velocissimo l'attaccante con la maglia numero 9. Ancora c'è Feraco in difesa, prova il dribbling, ma c'è Feraco, insuperabile, che difensore. Samuel conduce il pallone, bellissima trivela per Traina, lancio alla Luka Modric, poi Traina non riesce a concretizzare niente, però che lancio di Samuel. Ancora punizione, bello il filtrante per Traina, ancora la lancia in mezzo, c'è De Martino, la spizza alta. Ancora la MSP che va avanti, Feraco si inceppa e sbaglia il passaggio, clamoroso, contropiede per il Virtus Camposanto, palla ancora in avanti, Virtus Camposanto prova il tiro, Minarelli. Calcio d'angolo allora, provano uno schema, palla indietro, Buffon, ah no, Minarelli. Che parata! La palla rimane lì, dentro al campo, c'è il lancio in mezzo, è da solo! Non la becca di pochissimo. Il Virtus Camposanto cresce sempre di più di intensità. Ancora il lancio in mezzo, la palla rimane lì, il tiro! Fuori! Un MSP in bambola. La Virtus infermabile, bello infiltrante, forse in fuorigioco, però continua, prova ancora. Eh sì, fuorigioco. Va Mazzetti, la passa per Dalmonte, bellissimo il lancio in avanti per Licciardo, c'è De Martino al volo! Vicinissimo al gol MSP. Ancora Licciardo per Samuel. Bello il passaggio per Rota, va ancora Rota da fuori, sempre debole centrale. Calcio di punizione per il Virtus Camposanto, provano lo schema, palla in mezzo, butta via di testa il difensore, però rimane lì, c'è il numero 9 che prova il tiro, Bertalla becca, c'è un tap-in vincente da parte di Montorsi, il numero 10 che fortunosamente ma con grinta trova il gol del vantaggio allo scadere del primo tempo. E allora finisce qui il primo tempo, 1-0 Virtus Camposanto, MSP 0 nonostante tutte le occasioni avute. Inizia il secondo tempo, la palla in avanti, il Virtus Camposanto vuole raddoppiare, ma c'è Oanti che la prende, poi Traina, la lancia in avanti e becca in faccia l'avversario e se ne va con un sorrisino. Però per fortuna non si è fatto niente. Ancora rimessa laterale, lancio in avanti a Campanile,
butta via dal Monte, però male, e la palla va lì in attacco per Montorsi, l'autore del gol, Montorsi! Clamorosa traversa, vicinissimo al raddoppio, il campo santo. L'MSP si deve dare una svegliata con questo lancio di Dalmonte, bello per Traina, colpisce di testa, la palla va lì per De Martino, rota! Poteva cacciare la bomba, invece tiro debole. Palla in avanti, prova il tiro da fuori e finisce in Svizzera. Lancia Minarelli. Bellissimo il colpo di testa UNT, va De Martino. Ancora azione per Colace, va Colace, se la sposta sul destro, Colace in mezzo! Rischiano l'autogol, il Virtus Camposanto, fortunato. Samuel, angolo, palla in mezzo, Bertan non riesce a prenderla e allora Rota può cacciare ancora la bomba, invece no. Pallonetto molto debole, la centrale. Bella verticalizzazione in avanti del Virtus Camposanto, palla per il 17, va avanti, veloce come un treno, prova il tiro! Centrale. Ancora va Lucarelli questa volta, entrato da poco, sta a terra, traina la caccia indietro e fallo, incredibile, mamma mia, solo cartellino giallo, ma facciamolo analizzare dai miei colleghi telecronisti, vediamo cosa ne pensano. Un fallo in quella zona del campo così violento, vediamo, bruttissimo, giusto, giusto. Giusto, mamma giusto, anche se mia, prendo leggermente la palla, no, ma non bene, c'entra ma nulla. Se lo prende bene, brutto, perde la gara, cioè se lo prende bene. Non puoi fare un'entrata del genere. Mamma mia. Assolutamente. Di foga magari quello che oh, guarda, guarda, guarda. No, infatti ha rischiato la caviglia, sì, ha rischiato. Sì, sì. Mamma, guarda. E protesta anche, e protesta. No, ma secondo me non si è reso non conto. Si rendono conto. Palla ancora, un altro fallo. Gli animi si stanno scaldando, c'è tensione nell'aria. Cartellino anche per lui. Ancora in avanti il Virtus Camposanto, ma c'è Samuel che recupera il pallone, va avanti Samuel, altro dribbling ed ennesimo fallo ricevuto in promozione. La percentuale dribbling di Samuel è del 90%. Ciao arbitro! Resta, resta! Danno avanti, c'è Rota che prende il pallone, no, prende la gamba, altro fallo. Sembra caccia all'uomo questa partita. Attenzione, clamoroso. Samuel viene sostituito da Mister Fanti. Ed entra al suo posto un nuovo innesto. Il pubblico non ci crede. Prima sostituzione in promozione per Samuel. Di solito giocava tutte le partite fino al 90esimo. Palla in alto, nessuno riesce a colpirla bene di testa, però possono ripartire lo stesso i ragazzi del Virtus Camposanto con questo esterno clamoroso per Montorsi, tu per tu con il portiere, Minarelli para, attenzione, non è ancora finita l'azione, va avanti sulla fascia sinistra, il numero 9, prova a guardare in mezzo e la lancia, il pallone filtra, ancora tu per tu con il portiere, la lancia in mezzo, Dalmonte salva. Calcio di punizione, Barrota. Bello il pallone in mezzo, poi il tiro, Sbilenco. A Bertan la lancia in avanti, però non precisa. E qui il portiere avversario sfotte l'MSP, gesto antisportivo. Ancora Minarelli e la lancia in avanti alla Onana, che ci assomiglia pure. Pallone finisce fuori. Ormai siamo agli sgoccioli e l'arbitro fischia la fine della partita. L'MSP purtroppo perde anche questa. Siamo con Giona che prende il posto di Gabri per questa partita, perché Gabri purtroppo ha un po' di cose da sbrigare con delle donne, capito? Quindi Come hai visto la partita di oggi? Una partita molto equilibrata, vinto 1-0 dalla Virtus Camposanto. Ma hai strappati già! Tu come ti chiami? Io mi chiamo Mujai, sono un grandissimo fan dei Pirla Blu. Giulia! Samuel, secondo me. Intanto, secondo ragazzi, sta uscendo Samuel. Ok ragazzuoli, prima di iniziare a parlare della partita, voglio ringraziare come sempre tutti questi ragazzi.
che non lo so se vengono a sostegno dell'MSP o dell'altra squadra, siamo a casa. MSP! Detto questo, arriviamo alla partita. Purtroppo oggi è arrivata una bella batosta per noi, è arrivata una sconfitta. Non siamo riusciti ad ingranare, forse in questo momento ci sta mancando qualcosa in campo e non stiamo giocando al meglio e non stiamo esprimendo il nostro miglior gioco. Purtroppo abbiamo subito un gol che per un rimpallo fortuito la palla è rimasta in aria, l'attaccante è stato più sveglio e è andato sulla palla e l'ha messa dentro. Purtroppo è arrivata questa batosta, ma noi siamo forti, quindi ci alleneremo, ci impegneremo al massimo per far arrivare delle vittorie. Detto questo ragazzi, fatemi sapere voi nei commenti qua sotto come vi è sembrata questa partita. Iscrivetevi al canale. Da Camposanto è tutto, ringrazio come sempre di nuovo questi bei ragazzi che sono venuti a sostegno dell'MSP o del Camposanto. MSP. E perché stavi gioendo? Perché stavi gioendo? MSP, poi dopo quando gli altri vincono venite sotto la tribuna che lo urlava. Detto questo ragazzi, io ringrazio anche voi del supporto perché siamo in tantissimi a seguire questa magnifica serie. Speriamo nella prossima puntata in una bellissima vittoria per l'MSP. Da Camposanto è tutto, bella ragazzi!